joga. Godo. 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 Si rigioca Juventus-Napoli dopo il 4 ottobre, che non si è più giocata la partita tra Juventus e Napoli perché il Napoli non si è presentata alla Juventus Stadium. Si rigiocherà Forza Napoli. Però simpatizzo tanto con Napoli, cioè perché praticamente io sto guardando anche un film ora che è napoletano, l'ho finito ieri. Lo so che non me ne frega niente, ma è napoletano, mo da ieri parlo sul napoletano. Così non è napoletano, però vabbè. Forza Napoli, scrivete qua sotto i commenti. Allora, io vorrei dire una cosa. Juventus, puntini, puntini, puntini. Non è offesa. Juventus, puntini, puntini. Alcuni capiranno, forse. Se io dico tre momenti, il risultato secondo voi, quando si gioca, no, il giorno preciso non si sa. Vedremo chi vincerà. Secondo me tra tipo 3 giorni ci sarà la partita. Godo, 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 godo. Mamma mia, raga, godo come un riccio appena nato da poche ore. Scritto cosa tre commenti, quindi il risultato della partita. Io intravedo un 3 a 2 per il Napoli, lo intravedo un 3 a 2 per il Napoli. Secondo me vince il Napoli, però qualche golletto secondo me lo può fare anche la Juventus. Soprattutto i marcatori, secondo me Insigne, Mertens e Lozano, invece la Juve, Ronaldo e Dybala, tipo, che ne so, così. Speriamo che il Napoli si prenda i tre punti, però lo sapete che sono ancora incazzato per la Roma. Ieri volevo fare un video che praticamente giorno dopo ancora rosico. Ragazzi, io sto ancora rosica. Peggio, peggio, peggio di Napoli. Napoli eravamo proprio morti in mezzo al campo. Invece proprio contro l'Atalanta, proprio morti, morti, così, subito. No, allora, con l'Atalanta il secondo tempo eravamo morti. Quindi, come ho detto, spero che vinca il Napoli. Secondo me, anche se lo ripeto ogni anno, anche il Napoli ha la possibilità di vincere questo campionato. Perché, come ho detto, anche se l'ho detto su ogni video, questo campionato è molto strano perché le squadre si stanno riscattando, perché per esempio anche la Spezia sta andando bene, anche se è la prima volta che sta in Serie A, sta andando abbastanza bene, non proprio bene, però con le squadre piccoline riesce a fare qualcosa, no, qualcosa, riesce o a pareggiare o a vincere. Invece con anche il Benevento, sinceramente, invece con squadre forti o pareggia o perde, però molto raramente perde contro le squadre grandi. Sì, scusate, molto raramente pareggia contro le squadre tipo Juventus, così. Per esempio ci ha vinto 4-1 la Juve. Ora vedremo se lui cosa tre commenti, secondo voi che vincerà il campionato. Come ho detto già nei vecchi video, precedenti video, secondo me Inter, Napoli, non so, non credo la Roma, non credo la Roma, se ci discutiamo un po' d'arte, ma non credo. Allora, o Napoli o Milan o Inter oppure qualcos'altro, però Lazio no, Lazio non credo proprio. No, Juventus neanche, raga. Perché non credo che quest'anno la Juve riuscirà a vincere lo scudetto. Comunque, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. 300 iscritti. Bella.